Hola a todos y bienvenidos. Bienvenidos, si dice? Penso di sì. In questo nuovo video, che in realtà è un vlog, la devo smettere di parlare spagnolo. Che niente, sarà un vlog di weekend, semplicemente perché domani faccio la cosa più figa di Granada, ossia vado all'Alhambra. Quindi niente, secondo me un vlog di un giorno non sarebbe stato abbastanza lungo per gli standard che ho ultimamente. Quindi vloghiamo anche oggi. Dove il piano di oggi, tra l'altro io amando questo latte che è di noce, credo, e riso, comunque quelle della foto, delizioso. Comunque dicevo, oggi devo fare un po' di pulizia, perché insomma non è bello vivere nella sporcizia. E poi niente, voglio uscire perché è da ieri che ho voglia di uno Starbucks e quindi niente, voglio andare a prendermene uno e magari fare un giro così, vedere qualcos'altro, non lo so. Osi, ciao. Ciao amore, stamattina vuole dormire e io sapete che gli lascio anche il posto nella sedia. Mi prenderò un'altra sedia per mangiare, così lo posso guardare dormire. Inoltre raga, la barzelletta di oggi sapete qual è? È che ovviamente è sabato, quindi io non lavoro. E poi quando dico lavoro, non lo so, mi fa strano. Non vado a fare lo stage. Ok, comunque oggi non vado a fare lo stage. Però comunque mi sono svegliata per la prima volta alle 7:15, che è l'orario in cui mi sveglio di solito, comunque dove ho la prima sveglia. Che dire amici, che dire. Quindi buona colazione a me, qui c'è Osi che dorme e io mangio. Allora, prima cosa è assolutamente sistemare il casino che è la mia scrivania, perché è veramente un po' too much, oltre che anche il comodino. E poi appunto pulire, che in realtà poi è una stanza molto molto piccola, secondo me tipo in mezz'ora ho fatto. E ovviamente devo pulire anche il bagno, però è minuscolo, quindi appunto secondo me è massimo un'ora e ho finito. E nel frattempo ovviamente sto ascoltando la Queen della vita, ossia Taylor Swift. Magia dell'editing in 3, 2, 1. E rieccoci qua. L'ordine che durerà tipo 3 secondi, ma non importa. E ora siamo alla parte del bagno, che in realtà ho quasi finito, però mi sono dimenticata di vloggare. Tra l'altro, grande problema con questo bagno, che veramente io dico chi cazzo l'ha pensato, che il cesso è qua, è tutto ok, che è molto piccolo, molto stretto, ma va bene. La carta igienica è lì, cioè è lontanissima. Uno si deve sbracciare e non è normale. Dopo aver finito di pulire, mi sono messa a montare il vlog precedente a questo e mi sa che andrò avanti ancora un pochino perché sono ancora il primo giorno, così poi che quando vado via lo lascio esportare. In realtà mi sono rotta di montare il video, mi mancano forse 10 minuti, però si sta facendo tardi, io ho voglia del mio Starbucks, quindi penso che adesso mi cambierò e andrò fuori, anche se in realtà volevo andare a vedere alcune cose. Adesso devo ben informarmi come arrivarci in bus. Come outfit of the day abbiamo questo maglioncino che è sul verde, i pantaloni sono quelli di ieri e in realtà sono un pochino incerta se mettermi o no le lenti a contatto perché fuori c'è il sole. E visto che senza occhiali non mi piaccio tanto, mi sto mettendo un po' di mascara. Questo qua di We Make Up di Camioc, che mi piace veramente un sacco. Quindi oggi ho deciso di andare a Sacromonte. Non mi ricordo esattamente cos'è, ricordo solo che era nella lista delle cose da fare a Granada, quindi perché no? Anche se ho come l'impressione che ci passerò comunque domani per andare all'Alhambra, però non ne sono sicura. Adesso provo a mettermi un po' di sta roba, così molto a caso. È una palette che mi hanno regalato a Natale, di Bella Oggi, ma io sono bella sempre. L'ombretto è da mettere prima del mascara, lo so, però in questo momento non ce ne frega assolutamente nulla, solo per dare un po' di colore a questa faccia. Infatti sto usando questo colore qua, non ho idea di che tonalità possa essere, a me sembra pesca, però non è che si veda molto. Forse anche dato il fatto che dovrei accendere la luce. Sì, ah no, è carino in realtà, non mi dispiace. Non lo so raga se l'ho messo bene, ma non importa, è giusto per non sembrare sempre uno zombie. Infatti penso che farò questa cosa anche prima di andare a scuola, perché onestamente almeno sono un po' più carina e non sembro uno zombie. Il punto è di ricordarmi poi di non toccarmi gli occhi, cosa un po' impossibile, però ci proverò. Detto questo, adesso andiamo. Ma allora amici, oggi non fa neanche particolarmente freddo, cioè secondo me ci sono tipo 11 gradi, però si sta bene, è molto meglio di ieri mattina o dell'altro giorno in cui letteralmente stavo congelando. Ma ok, adesso prendiamo due autobus, però prima mi fermo anche da Starbucks, poi vado a Sacromonte o penso almeno di andare lì, vedremo. Prossima parada, Pablo Picasso numero 10. Anche con il tappa.
Il cazzo di autobus per andare a Sacromonte è minuscolo. Infatti quello che è appena arrivato era pieno. Ho detto no col cazzo. Niente, comunque mi sono presa un caramel macchiato, mi sembra. E ora aspetto il prossimo bus. Ho fatto il mio giretto in bus. Che a un certo punto ho fatto una salita che raga, cioè io avevo paura che stessimo per cadere. Ora ho un po' di strada a piedi, sempre in questa salita che... Ok? Quindi piano piano vado su. Però mi sa che prima di tutto mi tolgo la giacca. Praticamente, da quanto ho capito, questo è un quartiere, potremmo dire, dove abitavano. E oh, oddio, raga, un attimo. Così, molto a caso, c'è una ragazza sopra un mulo. Ok? Comunque, dicevo, è un quartiere dove hanno vissuto e o vivono i gitani. Ed è fatto principalmente di tutte casette bianche che a me ricordano molto la Grecia. E oltre alla Grecia, mi sembra tutto molto arabeggiante, come vedete, da come sono fatte le case, eccetera. E niente, a quanto pare, adesso devo farmi tutta questa salitona di nuovo. Però siamo più o meno arrivati, ecco. E se avessi saputo prima che dovevo fare tutta questa salita, mi sarei vestita in un altro modo. Ma ok. Però voglio dire, già da qui è tutto molto molto bello. Mi sentirete spesso boccheggiare perché non facendocela. Però a quanto pare c'è un museo al misero costo di 5 euro. Non so bene cosa ti fa vedere. Però io vedo la gente che avanza un po' più in alto, quindi dovrebbe essere aperto. Comunque magari la vista è ancora meglio, perché per ora ho visto solamente delle casette. Non so se le vedete lì bianche. E ce ne sono anche qui molto molto belle, che un po' mi ricordano la Sicilia anche. O almeno una certa parte della Sicilia, dove io andavo sempre al mare, che era tutta piena di queste casette bianche. Quindi un po' mi ricorda questo. Adesso cerco di non perdermi e arrivo a questo museo. Anche se non trovo il museo, sono felice di vedere questa bellissima vista. È stupenda. Mi rendo conto che sono solo casette e cose del genere, però secondo me è una cosa molto particolare da vedere. Poi ci si fa anche una bella camminata, cioè si può anche venire a piedi dal centro a qua. Però io lo farò al contrario, probabilmente scenderò a piedi. Non so dove sono esattamente, però quella lì in fondo, questa dovrebbe essere Granada, quella che lo sia l'Alhambra, dove vado domani. Se giriamo, 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 prima ero lì. E poi qua ci sono anche delle mura, molto a caso, però molto belle. Io non so perché mi sono innamorata di questa vietta, cioè è bellissima. Forse dal video neanche rende, ma stupenda. Poi vabbè, io sono fan delle viette piccoline, cose così, però bella. Non sto più incontrando nessuno per strada, quindi penso di essere in una parte che non si visita, dove le persone normalmente abitano. Mi piace anche camminare semplicemente così, vedere il bellissimo paesaggio, e al massimo dopo torno indietro e vado al museo, perché penso di aver capito dove ho sbagliato a girare. Ok amici, sto ufficialmente tornando indietro, cercando di andare a questo museo, che poi non so bene cosa consista, però andiamolo a vedere. Hola! Hola perrito! Neanche mi ha cagato, cattivo. E guardate che ho trovato anche un micetto, ciao! Gattito! Ciao, come stai? Oggi gli animali mi ignorano. Comunque io non sto trovando sto cazzo di museo, che tra l'altro ho scoperto essere un museo delle cave. No, in italiano non è cave, però è cave in inglese. No, ok, l'ho incontrato. Sì, incontrato come in spagnolo. L'ho trovato, volevo dire. Non era dove pensavo, ma mi devo fare una salitina. E poi sono arrivata. Infatti ecco lì anche un altro cartello con scritto Museo Cueva Sacromonte. Bienvenido, entrada, vamos. Salendo c'erano anche tutte queste scritte che erano letto, solo fotografato, perché sennò ci avrei messo 3 ore a salire. Ce l'ho fatta ad arrivare. E biglietto 5 euro, questo da attaccare sulla pinboard. E mi hanno anche dato una specie di guida in italiano. Questa è l'entrata, molto molto carina. E adesso seguo gli altri per vedere dove andare. Una delle cose che più amo dei musei all'aperto è quando mettono anche il nome delle piante, perché boh, mi piace tantissimo. Però ci sono anche alcune, non lo so, poesie, pezzi di libri, non lo so. Per esempio abbiamo quella lì, e poi qui c'è questa, non so se è una poesia o appunto una parte del libro, però bello. No vabbè raga, ci sono anche un sacco di rocce, se non lo sapete. Un altro dei lavori che volevo fare, oltre all'astronauta e al medico, era il geologo. Io vi giuro, avevo tutto un libro delle rocce minerali, bellissimo, lo amavo. Praticamente si entra in questa grotta che il mio manuale dice essere stata fatta letteralmente dall'uomo, cioè proprio scavata dagli uomini, bellissimo. Adesso sono dentro la stalla, se non sbaglio, e è tutto molto molto bello per chi ama la storia e anche visitare luoghi realmente esistiti e tutto quanto. E non so se tutto è effettivamente antico, però stupendo. Questa invece è la cesteria, o almeno così la chiamano anche in italiano, e è dove si facevano i cesti, appunto intrecciando le cose che non so come si chiamano.
sono nella forgeria e io onestamente innamorata di questo coso per qualche motivo. Questa stanza dedicata al flamenco è veramente bellissima, forse la mia preferita perché praticamente è la storia di questa parte della Spagna, quindi bellissima. E poi qui fuori c'è questo coso dove ti spiegano tutte le cose degli animali, che in realtà c'è scritto anche qua, probabilmente perché questa è l'aula della natura, non lo so se questa è l'aula della natura, se è quella dove vado ad entrare adesso. No, ok, questa stanza è il telaio, altra cosa che mi ispira tantissimo, raga, cioè io non so se è perché abbiamo fatto tantissimo l'Odissea a scuola, però io letteralmente ero impazzita dalla moglie di Odisseo che appunto faceva le cose a telaio, bellissimo. Ovviamente qua i pattern sono molto, a me viene da dire, arabeggianti. Io adesso non sono un'esperta, non voglio dire cagate, però mi sembrano un po' arabeggianti. Cioè se per esempio guardiamo questi pattern, molto molto belli, però mi ricordano molto i paesi arabi. Però sappiamo benissimo che la Spagna ha avuto un problema. E ovviamente problema tra virgolette, perché in realtà era solo razzismo, che non avevano solamente nei confronti delle persone arabe o comunque quelli che loro chiamano arabi, se non sbaglio, potrei sbagliarmi tranquillamente, ma sono ricordi che io ho dai miei studi di letteratura, ma avevano anche un problema con i gitani, ovviamente, perché sia mai che ci sia un paese che effettivamente non ha problemi con chi viene da altri paesi. Non so quanto si senta la musica, a me sembra di essere in Midsommar, raga. Cos'è sta roba? Aiuto. No raga, è Midsommar, cioè scusate. In più c'è anche questo quadro che per carità bello, però un po' inquietante. E niente, c'è anche l'Italia in questa cosa degli archi mediterranei, dove si citano qualcosa di Matera, non mi ricordo come si chiamano. Comunque per me è incredibile pensare che delle persone hanno scavato tutta questa cosa. Per carità, comunque avevano i loro mezzi, le loro cose con cui scavare, non è che l'hanno fatto a mani nude. Però è assurdo che abbiano creato una cosa così e che sia ancora in piedi, nonostante penso che abbiano restaurato, però ci sono e le persone qui ci vivevano. È assurdo per me. Ovviamente poi quando dico assurdo lo intendo in maniera molto positiva, nel senso abbiamo avuto un grandissimo progresso, però cose così antiche rimangono ancora e secondo me è bellissimo. Come è anche stupendo il paesaggio che si vede da qui, dalla fine del giro. Giusto per non fare l'ignorante, perché le persone della Basilicata mi urlino contro, le grotte in Italia si chiamano Sassi di Matera. Lo so solamente perché c'è scritto nella guida, però cercate di capirmi. Da quando vivo qua parlo tre lingue e le parole in italiano non mi vengono più, quindi sorry. E dopo essermi riposata un paio di minuti su queste panchine, adesso torno indietro e scendo fino al centro a piedi, perché tanto è tutta in discesa, quindi almeno è più facile. Comunque magari sono solo io, però anche questo paesaggio montano, però che non è davvero montagna, è una collina probabilmente, non lo so, mi piace tantissimo. Stavo scendendo e oltre a vedere adesso il gatto, ciao amore, c'è questa scritta, sapete dove c'erano tutte le varie poesie, ecco, un mi vuoi bene? Gli italiani sono passati anche qui, ciao gattino, come stai? Ciao, non scappare. Volevo andare a vedere un altro museo che era sulla Mujer Gitana, perché c'era un'indicazione che diceva che c'era appunto questo museo, però è chiuso, apre lunedì, quindi niente, tornerò un altro giorno magari. E adesso quindi piano piano davvero torno giù, anche perché passerò da Albacín? Non lo so, comunque un quartiere molto popolare dove praticamente tutti gli studenti cercavano casa, e quando ci siamo passati con l'autobus era pieno di gente, quindi ho già paura, però ci proviamo, andiamo, visitiamo. Ho seguito un'altra strada e guardate un po' questa via che dà direttamente su quello che credo sia l'Alhambra. Stupendo. Però adesso io continuo ad andare da questa parte non sapendo bene dove sto andando. No, scherzo, sto tornando su da dove sono arrivata per andare a vedere tipo una vista suggestiva, non lo so, ma andiamo. Scusate, era pieno di gente, non vi ho parlato. Onestamente molto molto bello anche da qui. Si vede l'Alhambra e adesso penso veramente di tornare giù in qualche modo. E là in fondo, molto casualmente, c'è la neve. Nonostante qui faccia un sacco caldo, è stranissimo vedere la neve lì in fondo. E qua vediamo la vista di tutta la città. Stupenda, ma non è finita, perché anche lì c'è una bellissima vista. Non rende dal telefono. Ok raga, da qua si vede benissimo ed è stupendo.
Adesso onestamente non so dove sto andando, sto seguendo le altre persone e vediamo cosa vedo. Però intanto giro a caso, che è sempre la cosa migliore. Quello che vedete dietro di me è la Puerta de Elvira, che una volta era l'entrata della città. E niente, ve la volevo mostrare perché ci sono passata davanti. Adesso continuo a camminare a caso. No, ok, penso di aver capito dove sono perché qua ci passo ogni giorno. Cioè non so bene dirvi esattamente dove sono, però questa zona mi è familiare. Quindi bene. Ok, sì, scusate il casino, ma era stata molto trafficata. Volevo venire qua io. Sono molto felice di esserci arrivata. Dietro di me infatti c'è questa statua che tutte le mattine vedo quando vado a lavorare. Mi fa molta impressione, però bella. E poi ci sono anche delle panchine con dei personaggi. Non so come spiegarlo finché non ve le faccio vedere. Però ecco per esempio una di queste panchine. So chi è questa? No, non c'è neanche scritto però. Ah no, scherzo, c'è scritto sul libro Serena de Amarillos Tango. Non lo so. Ho la batteria del cellulare quasi scarica, ma ora sto entrando a Campus Fuentenueva, parte dell'Università di Granada, non lo so. Però è un parco praticamente. Siccome ho il mio libro, mi sa che mi metto un po' a leggere. Sto ancora leggendo La cica invisibile, che esiste anche in italiano col nome La ragazza invisibile di Blue Jeans. Non solamente perché è grande, sono tipo 500 pagine, ma anche perché non ho avuto tempo di andare avanti. In poche parole, questo libro parla di Aurora, una giovane ragazza 17enne che viene trovata morta all'interno dello spogliatoio della scuola di questo paesino. E seguiamo diversi personaggi che cercano di capire chi abbia ucciso questa Aurora, perché appunto lei era una ragazza invisibile che nessuno si cagava, con cui nessuno parlava. In particolare seguiamo il punto di vista di Julia, che era una sua ex compagna di classe, che ha il padre che lavora nella guardia civile, la madre che è una dottoressa forense, quindi insomma è un po' privilegiata. Però non vediamo solamente il suo punto di vista, ma anche di altri personaggi, come per esempio Aurora nel passato, prima che morisse, e anche altri personaggi che abitano in questo paesino, proprio per cercare di capire chi è il killer. No vabbè raga, ho letto due capitoli e il secondo capitolo che ho letto è tipo finito con un plot twist che non mi aspettavo. Però ho voglia di tornare a casa anche perché si sta facendo un po' freddo. Quindi adesso mi prenderò il bus e appunto si torna. Devo ricordare di tirare fuori la cena di stasera perché volevo fare i piselli. Ed è meglio se li tiro fuori dal freezer. E poi penso che semplicemente andrò in camera a riposarmi finché non avrò voglia di andare a cenare. Mi sono ricordata di tirare fuori i piselli, che ora lascerò qua, sperando che un po' si congelino. Ma andiamo a salutare la star della casa. Ozzy, ciao amore, ciao amore. Ciao, aiuto, basta Ozzy. Prima cosa, attacchiamo le nuove entrate nella mia collezione, cioè il biglietto, e poi questa guida, o comunque mappa, sempre del museo di Sacromonte. Con una mano è molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta. E adesso questa è la mia pinboard. Anzi, posso anche liberarmi di questo perché mi hanno ridato i soldi, quindi ciao. E mi piace davvero tanto vederla così, con tutte le cose che sto facendo in questi giorni, in queste settimane. E non lo so, non pensavo che questa esperienza sarebbe stata, non so utilizzare altre parole se non così, cioè nel senso, a me la Spagna in generale non è mai piaciuta tantissimo. Certo, ho visto letteralmente tre città, però ovviamente le altre volte non le ho mai visitate perché non avevo il tempo di farlo. Adesso che ho il tempo di visitare Granada, anche comunque di lavorare, di stare a contatto con delle persone che sono effettivamente del posto, devo dirvi che mi piace, anche se mi sembra di essere in un altro mondo, cioè in un momento della mia vita scollegato, non so come dire. Mentre sono tornata a casa, ho finito di editare il vlog precedente a questo, mi sono anche trasportata tutti i video che ho fatto oggi al computer e adesso sto appunto esportando questo video. E come vedete anche da qua, però è ora di andare a mangiare. Prima però mi voglio struccare, togliere le lenti, sentirmi un po' più rilassata onestamente, almeno nella faccia. Hola, come stai mi amor, come stai? Niente raga, io sono a casa da sola a quanto pare. Qua adesso io devo chiudere, cioè non possono lasciare questo robo tutto aperto, cioè porco cazzo. Vabbè, comunque, sono a casa da sola a quanto pare, quindi cuciniamo insieme, almeno finché appunto non c'è nessuno. Prima cosa, mettiamo un po' di olio, che sto fregando a loro perché uno vuole di prendere il mio, perché fa anche più figo. Poi accendiamo, che devo usare questo perché non se no non funziona. Vediamo se ce la faccio senza ammazzarmi. Ok, facciamo così in modo che l'olio si sparga un po' e poi mettiamo la pancetta, che appunto è sempre questa pancetta finta, bacon, l'unica che trovo. Osiris è arrivato perché ha sentito che aprivo qualcosa, ma non è niente per te. Ciao, ciao,
Ciao amore. E adesso mettiamo i piselli. Woohoo. Quanto pare alcuni sono ancora congelati. Ozzy, non è roba per te, finiscila. Però ce li facciamo andare bene, li lasciamo cucinare un po' di più. Nel frattempo qua non c'è ancora nessuno, raga. Boh, non so dove siano. Però onestamente è meglio così. Mangio da sola, mi continuo a guardare Lisa True Crime, le solite robe. E quindi, buona cena a me. Comunque vi devo dire, io non sono molto fan di questi piselli. Cioè, non sono buoni, secondo me. Forse è il bacon, che non va bene, non dà il gusto giusto. Però non trovo la pancetta. Cioè, il bacon è pancetta, però non trovo la pancetta come quella che abbiamo noi in Italia. Quindi niente, mi manca un po' l'Italia. Solo per il cibo, però, come sempre. Hola, mio amore. Hola, hola. ¿Quieres jugar? No, tengo que comer. Sorry, sorry. Mucho sorry. Oggi mi sono molto pentita di non aver portato la Polaroid, quindi adesso me la infilo subito nello zaino, perché domani voglio cercare di fare qualche foto. Non solo sperando che sia possibile fare foto con la Polaroid, perché sapete che in tantissimi posti in generale non si possono fare foto, ma anche che vengano, perché come ben sapete non sempre vengono. Comunque, come potete notare, mi sono dovuta mettere il burro cacao perché le mie labbra oggi sono super screpolate, non so perché. Comunque adesso, mentre aspetto che il video finisca di esportarsi, continuo con il mio libro. Ho scoperto una nuova parola in spagnolo e mi chiedo come ho fatto a non saperla fino ad adesso. Ossia albondigas. Albondigas. C'è l'accento sulla prima O, quindi albondigas. Che vuol dire polpette? Come facevo a non saperlo? Vabbè, tanto è una parola che dimenticherò tipo tra due secondi, quindi fa lo stesso. Ho appena letto la frase: decidiamo di fare spaghetti alla carbonara. Facilissimo, rapido e a entrambi gusta. Allora, sencillo e rapido, la carbonara, dove letteralmente devi spaccare le uova, fare e metterci la pancetta e tutto quanto, non mi sembra la pasta più semplice da fare. Letteralmente la pasta in bianco è la più facile, però la più facile, la più veloce, non so, sai. È vero che poi ci sono anche paste molto più complicate che ti prendono molto molto più tempo, però diciamo che la carbonara non la metterei in cima alla lista delle paste più semplici da fare, nonostante sia la mia preferita. Raga, io sto ridendo da 5 minuti perché ho fatto un'altra scoperta oltre alle polpette, cioè che il dito medio in spagnolo si chiama dedo corazón, quindi il dito cuore o il dito del cuore. Perché si chiama dedo corazón? Non ne ho idea, non lo comprendo, magari sono stupida io, ma noi lo chiamiamo dito medio, non dito del cuore. Non lo so, raga, se qualcuno lo sa me lo faccia sapere, mi sembra una cagata. Ho dovuto fare una ricerca su Google perché non potevo rimanere senza risposta. Il dito medio si chiama comunque dedo medio, ma è anche chiamato dedo corazón perché a quanto pare è al centro della mano ed è quello più lungo e ha un significato romantico. Io comunque non capisco, però ok. Io vorrei smetterla di parlarvi di quanto ironico è lo spagnolo quando fa le traduzioni. Però in questo momento si sono citate le super nena, che non avevo capito all'inizio che cazzo fossero, poi mi è venuto all'illuminazione che sono le super chicche. E si dicono anche i nomi delle super chicche in spagnolo. Onestamente io non me li ricordo in italiano, li so in inglese, ma per qualche motivo non li so in italiano. Comunque ok, in spagnolo si chiamano cactus, petalo e burbuja. Che vi devo dire? Ma non finisce qui, perché poi viene citato anche Oliver e Benji. Suppongo che il nome di Ollie fosse Oliver, però ok. E poi si dice questa frase: però si essa è su una serie dello 90. Quindi, però quella serie, Ollie e Benji, è una serie degli anni 90. Mi fai sentire vecchia. E seconda cosa, pure le super chicche sono degli anni 90. Sono iniziate nel 98? Ok, va bene, è quasi gli anni 2000. Però che cazzo dici? E comunque l'autore potrebbe anche fare le sue ricerche. Ollie e Benji è dell'83, non degli anni 90. Così per dire. Scusate, sono entrate in un circolo vizioso adesso e ho cercato. Prima cosa, Ollie e Benji, almeno l'anime, in Francia si chiama Olive e Tom. Posso capire Olive, ma Tom da dove è apparso? Seconda cosa, nel manga in realtà non si chiamavano Ollie e Benji, solamente quando hanno fatto l'anime hanno anglicizzato tutti i nomi, ed effettivamente Ollie si chiama Oliver, ma perché poi in italiano è scritto H-O-L-L-Y, non lo so. Però appunto non sono i loro veri nomi, perché nel manga avevano nomi in giapponese e noi abbiamo dovuto anglicizzare tutto, perché why not? Comunque forse è meglio che torno a leggere il libro e smetto di pensare a queste cose. Io vi giuro che se nominano un altro cartone animato e ha un nome strano ve lo devo dire, raga, o qualsiasi altra cosa trash. Questo libro è trash, forse è trash per me che lo leggo in spagnolo, lo sarebbe anche se l'avessi letto in italiano, boh. Sono arrivata a pagina 297 e penso che per oggi possa bastare, quindi adesso me ne vado a letto, che domani sarà una giornata impegnativa. Buongiorno amici, ma mi vedete?
non tanto, vero? Forse è meglio così. Comunque, buongiorno, oggi è domenica. Io oggi devo andare alla Lambra, però praticamente la Lambra apre alle 8.30. Sono le 10 adesso. Però bisogna prenotare l'orario solamente di un palazzo. Il mio orario è alle 14.30, quindi io pensavo di partire un po' più tardi, così da fare tutto con molta calma. E niente, quindi adesso vado a fare colazione, poi con calma vado, anche perché devo prendere, come ieri, due bus. Hola. Non vi ho parlato molto a colazione perché c'era la signora, insomma, non è il massimo, però come avete visto, io e Osi ci siamo fatti le coccole. Lui spontaneamente si è messo sulle mie gambe e niente, raga, io letteralmente felicissima di questa cosa. Comunque, adesso devo fare il letto perché stamattina non l'ho fatto. Di solito lo faccio subito, ma non avevo voglia. Poi aspetto un po' prima di partire. Penso che partirò verso mezzogiorno per la Lambra. E nel frattempo non lo so, penso che mi passerò un po' dei video di ieri sera sul computer, se questa volta ce la faccio, perché ieri sera il telefono non collaborava. Poi mi vestirò e insomma andrò. Ho montato un pochino di questo vlog, però adesso mi sono stancata, quindi chiudo il computer e inizio a prepararmi. Questo qui è il mio outfit of the day. Non so quanto impazzire mi faccia, però pantaloni i soliti, giuro che è l'ultima volta che li metto. Questa maglietta di Doctor Strange presa da Primark e questo bellissimo cardigan che ho preso da Only. E adesso mi metto le lenti, provo a truccarmi in maniera decente e poi vado. Mi devo ancora mettere il mascara, ma mi sono messa questo ombretto molto dorato. Un attimo che accendo la luce, perché boh, raga, andiamo alla Lambra e quindi è tutto molto dorato eccetera, quindi ho detto boh, proviamo questo. Non lo so, l'outfit non mi convince, però ormai me lo sono messo. Sono anche piena di brillantini adesso, aiuto. Comunque io odio le mie ciglia perché nonostante io le pieghi poi non rimangono su, quindi che senso ha? Boh, ma noi lo facciamo lo stesso. Cioè, vedete, non stanno su. Posso mettere anche 50 strati ma non stanno su. Vi devo dire, non è male. No, che alla fine mi sono cambiata, mi sono messa questo maglioncino che è uguale a quello di ieri, solamente che è rosso mattone, perché boh, raga, non mi sentivo bene con quei vestiti, non lo so. Comunque, io sono pronta, mi devo solo mettere le scarpe e poi si parte. Mi fa molto strano uscire così, perché io non esco mai truccata, però va bene. Per la Lambra questo è altro. Spero di riuscire a parlarvi, oltre che solo a mostrarvi, mentre sono dentro. Lo spero, perché secondo me sarà piena di gente, ma ok. Altrimenti, scusatemi, vi mostrerò e basta. Non io che ho sbagliato direzione del bus e sono letteralmente dove ero ieri. La giornata inizia benissimo. Io sto cercando di scendere per trovare la retta via, però boh, chi lo sa se riusciremo ad arrivare in tempo a vedere sta cazzo di Alhambra. Cioè, io la vedo da qua, ma ho 25 minuti a piedi e in più Google Maps non funziona, cioè vi giuro, un casino. Spero di arrivarci prima o poi. Poi mentre cammino io vedo questo, molto molto bello, quindi significa anche che mi sto avvicinando. Assolutamente sì. Ho ancora tipo un quarto d'ora a piedi. Assolutamente sì. Indovinate chi deve fare una super salita? Of course is this girl. Yay. Sto facendo questa cazzo di salita, ma almeno so che sto andando verso la parte giusta, non solo perché ci sono anche i cartelli che lo dicono, ma anche perché come vedete dietro abbiamo la Lambra. E niente raga, io sto sudando. Questa salita è terribile, cioè è veramente alta. Ne ho fatte di peggio? Probabilmente sì, però sto un po' morendo. In cima ci sono arrivata. Adesso devo trovare solo l'entrata, che non so dove cazzo sia. Vi sto per mostrare la maestosità di questa entrata. Stupenda. E penso che bellissimo, stupenda sarà la parola più usata da me oggi. Allora, io sono entrata. Mi sono appena accorta che ho perso il mio Capitan America portachiavi. Penso di averlo perso proprio lì fuori, ma fa niente. Penso anche che mi si sia aperta la borraccia. Evviva. E intanto questa è la prima vista che abbiamo da sopra. Per prima cosa vado a General Life perché ho un po' di tempo, poi devo tornare indietro tra boh, io direi almeno alle 2, perché ho i Palacios Night Zaires qualcosa alle 2:30, quindi almeno alle 2, 2:15 devo tornare, perché ci metto un quarto d'ora da qui, però quindi non lo so, ecco, adesso vedo insomma come fare. Prima cosa però mi siedo 5 minuti perché sto morendo. Sembra di essere un po' in Alice nel Paese delle Meraviglie, con questi cosi che passi sotto, specie di labirinto. E questo, raga, stupendo, cioè, non so usare altre parole. Buonasera.
Altra parte stupenda, questa mi ricorda un po' l'antica Grecia per qualche motivo. Forse non è vero, questa è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Comunque sapete cosa amo di andare da sola nei posti turistici? È che quando la gente vede che ti fai i selfie, perché sei da sola, ti chiede: vuoi una foto? Vuoi una foto? E sono troppo carini, io li amo. E guardate anche la pavimentazione, fatta tutta come un vaso di fiori, cioè parte di questo general life è fatto nei minimi particolari e mi piace tantissimo. Anche perché il general life da cui mi aspettavo meno, quindi sono molto felice. Ovviamente non vi voglio mostrare tutto perché magari c'è qualcuno di voi che vuole venire a vederlo, io ovviamente consiglio, quindi vi mostrerò solamente alcune cose, però io ho innamorata di questa parte perché ci sono tutti gli alberi, credo siano mandarini, forse sono arance, sono sempre ovunque in giro per Granada, però qua sono un po' diverse, credo che siano più verde chiaro, non mi sembrano uguali a quelle che vedo in giro per Granada, e non lo so, vederle mi rende felice. Non vi sto parlando troppo perché sto cercando di godermi anche io la visita. Però adesso siamo nel palazzo della sultana, qualcosa della sultana, che è questo qua. Non so quanto si veda. Comunque io ho fatto anche la mia primissima Polaroid da quando sono qua. Mi sembra che sia venuta bene. Poi ve le mostro tutte a casa, ecco. La cosa più bella però è questo albero enorme che ancora è qui. Allora, General Life mi è piaciuto. Molte piante, molti arbusti, però davvero bello e... Scusate, ho visto questo, devo farci una foto. Dicevo, molto bello e suggestivo. Come suggestivo anche questo, raga, troppo bello. Questo qua è chiamato Passeo de las Adelfas. Non so cosa siano le Adelfas, lo dovrete scoprire voi, però è stupendo. Mi piace un sacco, ha una vibe che adoro. Comunque adesso ufficialmente vado al Palacio de Nazarín qualcosa. Sicuramente sto dicendo sbagliato, scusatemi. So che è un palazzo molto importante, però è quello che devo prenotare, che ho alle 2:30, sono quasi le 2. Magari mi ci vogliono 15 minuti. Vado, al massimo aspetto. E quindi let's go. Siccome avevo tempo mi sono fermata a prendere una cartolina per una mia amica e un segnalibro per me, ovviamente arancione. In teoria adesso sono arrivata, ma mezz'ora prima, fa niente. Voi non avete idea della fila che c'è. È meglio che anch'io mi metto in fila, perché sennò finisco per essere in ritardo. Finalmente ce l'abbiamo fatta entrare. Adesso devo solamente mostrare la carta d'identità e poi si entra ufficialmente. C'è troppa gente per i miei gusti, non riesco a parlarvi, mi dispiace. E niente raga, questo posto è stupendo. Davvero bellissimo. Cioè, soprattutto guardate quanti particolari. Cioè, io veramente sono estasiata. Sto facendo foto a tutto quanto. E poi arriviamo qui, dove c'è una vista stupenda di Granada. Penso che sia quasi finito il giro e vi dico, mi aspettavo un po' di più, forse avevo le aspettative più alte, non lo so. Ma una cosa che voglio chiedere alle persone che magari fanno le guide turistiche, che lavorano nei musei, perché mi devo mettere lo zaino davanti? In parte lo capisco, è per non andare addosso alle cose, però non ho 5 anni, ce la faccio a non andare addosso ai monumenti? Che cazzo! Più che altro è perché tutte le mie foto c'hanno sto robo e anche perché una Polaroid c'ha questo, perché non mi ero accorta che era in mezzo ai coglioni, quindi niente. Spiegatemi perché, io capisco i bambini, ma agli adulti, porco cazzo, anche no sta roba. E niente, adesso andiamo a Alcazaba e Palacio del Carlo V. Anche perché mi sono resa conto che sono solamente le 3. Pensavo di metterci molto molto di più, invece no, anche perché vi ho detto, sono rimasta un pochino delusa. Che bello questo, molto carino. Si chiama Calle Real Baja. Viene. Siccome non ho fretta, mi sono presa un calippo alla Coca-Cola, perché why not? Devo dire che il paesaggio è davvero molto molto bello, però non so, sento come di aver visto delle cose meglio in Italia.
E pensare che queste qua una volta erano tutte abitazioni, case. Non so se era una o se erano più di una, però stupendo da pensare che una volta qua le persone ci vivevano effettivamente. E questo a quanto pare era il bagno. Che dire, un po' in basso per i miei gusti. Non so se vedete la torre là in cima. Si potrebbe andare, ma io non ho voglia di fare tutte quelle scale, perché so che sono tante scale e non ce la faccio più. Quindi andiamo avanti a vedere i giardini de los Adarves. Cosa cazzo sono gli Adarves? C'è una bellissima frase che hanno messo lì, che vi traduco. Dai limosna, che non so cosa vuol dire, donna, che non c'è niente nella vita come, cioè come la pena, la sfiga di essere cieco a Granada. Quindi in poche parole, se sei cieco e vieni a Granada sei sfigato. Non la trovo molto inclusiva, però ok. Io e mia cugina. Hello. Comunque penso che ora l'ultima cosa che mi manchi sia il coso di San Carlo, che è quello di San Carlo, cazzo dico, Re Carlo, quarto, quinto, non lo so. Questo è l'interno, molto carino, molto bello. A quanto pare c'è una mostra, il museo della famiglia, non so. Sto tornando indietro verso l'entrata per vedere cosa mi manca da vedere. Anzi, qua c'è una mappa, molto bene. Questo l'abbiamo visto, questo l'abbiamo visto e questo l'abbiamo visto. Ci manca questa roba in mezzo, che non so cosa sia. No, ok, a quanto pare ho visto tutto e vi devo dire, non è che sono rimasta delusa. Forse avevo io le aspettative troppo alte. Non lo so, mi sembra di aver visto delle cose migliori. Cioè, secondo me tipo i fori a Roma sono meglio. Posso dirlo? Qui il cielo si è tutto scurito, non so quanto si veda, ma ci sono dei nuvoloni che non promettono bene, infatti domani piove, ovviamente. E niente, io ora sono in centro e penso che tornerò a casa, anche perché mi dovrei docciare e in realtà basta, però vorrei anche un po' riposarmi. Comunque Granada dice trans right, con appunto la bandiera trans qua, e poi gay rights con diverse bandiere arcobaleno. Dovrei farmi la doccia, ma raga, non ho le forze, mi sa che rimanderò a domani. Fa schifo? Assolutamente sì, però non ce la faccio proprio. E adesso mi voglio buttare un pochino a letto, mi sono tirata fuori del salmone da mangiare stasera. Devo anche decidere come vestirmi domani, perché il meteo non è dei migliori, anche perché proprio mentre tornavo a casa ovviamente ha iniziato a piovere, non tantissimo però pioveva. Questa camicia che è molto carina e ovviamente mi cambio i pantaloni, metti i pantaloni blu, dai. Amici, rieccoci in bagno a parlare un po'. Non lo so cosa dirvi, cioè nel senso, io sono felice di aver visto la Lambre, perché comunque è una cosa che se vieni a Granada questo devi vedere principalmente. Però forse avevo le aspettative un po' troppo alte e quindi non me la sono goduta al 110%. Inoltre penso che se avessi preso la guida per qualsiasi delle attrazioni mi sarebbe piaciuto un pochino di più, perché appunto avrei avuto la spiegazione. Io qua ho semplicemente guardato e ovviamente si può fare, però un conto è avere la guida, un conto è andare lì senza letteralmente sapere nulla. Quindi forse questo è stato un mio sbaglio. Se qualcuno di voi è andato alla Alhambra, magari mi faccia sapere cosa ho sbagliato, se erano le mie aspettative essere troppo alte o era non avere la guida. Però comunque è una cosa che secondo me va vista, è bella, non è che fa cagare, che non la consiglio eccetera, semplicemente mi aspettavo un po' di più. Vi devo dire, forse ho preferito quello che ho visto ieri o il museo della scienza che la Alhambra, non so perché. Comunque amici, io non vedo l'ora di andare a letto stasera, ma in particolare io non vedo l'ora di andare a letto, perché se vado a letto vuol dire che poi arriva domani. Userò voi come specchio perché non ho gli occhiali, li lasciate di là. Comunque non vedo l'ora che arrivi domani per andare a lavorare, cioè onestamente mi è mancato avere un po' di qualcosa di serio da fare e quindi non vedo l'ora che sia domani di andare un pochino a fare qualcosa di utile e non di andare a cazzeggiare in giro per Granada, non che sia una cosa negativa, però ho proprio sentito questa mancanza dei bambini e dell'andare a fare lo stage. Nonostante io sia nata 2 giorni, sento la mancanza. Per rilassarmi mentre esportavo i video dal telefono al computer, mi sono messa a guardare Criminal Minds, la nuova stagione. Per ora per me è così così. Apprezzo i cambiamenti che hanno fatto, come per esempio avere dei personaggi queer, oppure anche semplicemente usare più parolacce. Però non lo so, il caso non mi intriga così tanto come pensavo. Ho appena finito di vedere l'episodio 4, che è finito molto tristemente. Cerco di non pensarci e vado a mangiare. Hola. Una buonissima cenetta. Hola. Oh,
cenato, coccolato Osiris. E adesso voglio vedere se qua ci sta la banana. Penso di sì, più o meno, dai. E metto dentro anche i miei snack per domani. Questo non ci sta. Così almeno ho un posto sicuro per le mie cose in questo bellissimo portapranzo di Captain Marvel. Dentro lo zaino ho quindi il portapranzo, il portafoglio, l'acqua e il succo. Non penso che mi serva altro per domani. Anche se volevo portare alle maestre un'idea. Cioè, oddio, volevo chiedere loro se avevano qualche idea per la festa della donna, che è mercoledì. Però non lo so se hanno già qualche idea, se festeggiano, non ho idea. Comunque, stasera non penso di fare tanto. Il telefono cade. Nel senso che la mia idea era di andare a dormire presto, perché io ovviamente ho già sonno, perché sono abituata a svegliarmi presto. Anche perché domani inizio un nuovo vlog, perché voglio provare a vloggare la mia settimana. Anche se penso che sarà un po' noiosa, che non è che farò chissà che. Andrò a lavorare, tornerò a casa, laverò. Però dai, magari proverò a fare qualcosa. E quindi niente, vedremo come andrà. Nel frattempo decido cosa fare per almeno una mezz'ora, che non voglio andare a letto proprio alle 8. Purtroppo mi è venuto in mente cosa devo fare, ossia questo. Io lo detesto, vi giuro, odio la domenica, perché devo rifornire il mio coso delle pastiglie. Non lo so perché non lo sopporto. Mi sono appena ricordata di una cosa che non vi ho mostrato, sia le Polaroid. Alcune sono dei fail, altre sono già più carine. Per esempio questa qua, palesemente un fail, però almeno un po' si vede, cioè non è totalmente bianca, quindi dai. Poi abbiamo questa, che sarebbe carina se non avesse il pezzo del mio zaino, però è bella, almeno si vede un po' delle cose sopra, quindi mi piace. Questa è stupenda, secondo me, è veramente bellissima. Se vedete là in cima c'erano tutte le arance e quindi niente, mi piaceva moltissimo e quindi ho fatto questa foto un po' aesthetic. Questa qua è stata la prima che ho fatto, che è venuta benissimo, secondo me. Si vedono benissimo i fiori, si vede il sopra, stupenda veramente. E poi questa è quella che mi sono fatta fare da una ragazza. Mi si vede, quindi bene, non si vede molto il dietro, ma va bene lo stesso. E per non impianarmi il portafoglio ho deciso di metterle nella pinboard, che piano piano sta diventando sempre più mia. Inoltre ho postato la foto lì mia su Instagram, quindi se vi va di seguirmi su Instagram e mettermi un like, io non vi fermerò. No, però davvero, seguirmi su Instagram è il top, perché vedete tutte le cose in anteprima, prima dei video. Cioè, questo video uscirà tra 2 settimane, credo, che è assurdo, però questa è la vita. Ho deciso cosa farò per finire questa serata. Mi metterò a montare questo vlog, semplicemente perché così posso lasciarlo esportare stanotte e domani mattina caricarlo, così mi sento più a posto con me stessa per qualche motivo. Non ho idea di quanto questo vlog sarà lungo, però spero che vi sia piaciuto. A me piace molto portarvi con me nelle cose che faccio, visitare posti, perché mi sembra alla fine di non essere da sola. Quindi fatemi sapere se anche a voi piace, oppure non è un tipo di video che vi piace, va benissimo lo stesso, però voglio sapere appunto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video, che per me inizierà domani, ma va bene. E niente, bye.